Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo al Triforce Plus, sempre su Mani 2 con Paschi e Gulmo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ragazzi, siamo qua. 76 anni siamo ritornati su Italia, ragazzi. Il nostro server madre. Intanto che spettacolo. Dobbiamo per forza, Gulmo, farvi vedere, diciamo, i nostri principi storici per chi magari ci segue da poco, Gulmo, perché non sa che noi abbiamo una storia di Mentin, quindi parte la nostra decennale storia di Mentin da lontano 2010, Gulmo. Sì, circa 2010. Circa 2010. 9-10. Con questi personaggi, almeno per quanto proprio mi riguarda. A me no. Gulmo più o meno, però non entriamo troppo nel particolare. Esatto. Però siamo qui, ragazzi, Italia, non a caso, non perché, giusto per solo per farvi vedere, ma per spiegarvi un po' di cose. Però prima di iniziare, Gulmo, ricordo sempre di lasciare un like al video, soprattutto a questo video in particolare, di iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, di seguirci su Instagram per rimanere sempre aggiornati e eventualmente volete giocare a... No, dopo a tennis padel c'è DM Sport, okay. Qui potete andare lì sul sito e comprare con lo sconto Triforce 10 acquistare. Però volevo dire che se volete giocare anche voi a Metin, in particolare a... Intanto arrivano regali da Neos, ero elementare. Neos, mi spacchettam, grazie. Grazie signor Neos, lei è un vero gentil Gulmo. Comunque, prima di... anche a me, grazie signor Neos, lei è un cucciolo, grazie mille, content. Infatti, già sapeva il mitico Neos che ovviamente salutiamo. Ciao Neos, se volete giocare a Tiger Ghost, ragazzi, iscriveteci su Instagram, vi mandiamo il codice d'accesso, oppure di tutti gli altri server trovate comunque il link qui sotto in descrizione. Esatto. Detto questo, Gulmo, perché siamo qui? Allora, Pasqui, ci sono grosse novità, perché il signor Metin, in primis, come prima novità, il signor Metin ci ha permesso, come noi siamo content creator di un certo livello, certo, mi fa sempre dire questa cosa, ciao, di ottenere, non solo su Tiger Ghost, ma anche su un altro server a nostra scelta. Cioè, oddio, una parte, diciamolo bene, una così, minima parte, che di... non ho detto ancora cosa. Ci consigliano anche loro, detto ancora cosa. Che dobbiamo fare, capito? Di ottenere un bonus di DR da distribuire su un altro account, un altro server di conseguenza. E infatti il signor Medi ci ha dato qualche DR, 500, cioè, per la precisione, no, era un po' di più, 500 e qualcosa, 250. 750, stavamo senza un DR, esatto. Giustamente io avevo 41 DR, giusto. Adesso ne ho 790. 50. Di conseguenza, ragazzi, come funziona il signor Medi? Siccome abbiamo l'account creator su Tiger Ghost, ci permette di ottenere il bonus mensile, che sono tipo 700 DR alla fine divisi 2, sono 1500, dovrebbe essere in totale, noi siamo 2, 1500 DR divisi per 2, di ottenerli però su un altro account a nostra scelta. Di solito ce li ha sempre dati su Tiger Ghost. Quello ha detto, magari dandoli su altri account potete fare altri tipi di contenuti, eccetera. E abbiamo deciso di prenderli per il momento, esatto, qui su Italia, proprio perché erano i PG decennali che avevamo. Meritavano, certo, secondo noi, di avere questo vantaggio di DR anche su questo server. E con questi DR maschi potremmo fare sicuramente cose interessanti. Esatto. Adesso il dubbio che abbiamo è, siccome il tempo che abbiamo è quello che è, cioè, sì, riusciamo a vedere se va bene una volta a settimana. Se va bene, bro. Secondo voi, ragazzi, conviene che questo bonus di DR, che comunque sono 750 a testa al mese, che non sono affatto male, di averli qua su Italia o di averli su Tiger Ghost ancora di più rispetto a quelli che già ci sono? Perché per massimizzare il tutto. Perché le idee, ragazzi, che abbiamo sono queste, ve le diciamo. In pratica abbiamo l'idea di fare questi BG che abbiamo qua su Italia totalmente da PvP. Esatto. Perché Expare è proprio nuovo. Secondo me uno. Expare è veramente un casino su questo server, perché siamo già al 108. Team non ce ne sta. Esatto. Non abbiamo bonus ulteriore oltre a questo, tra virgolette, dei 750 DR. E sarebbe in teoria qui difficile salire di livello. Esatto. Diciamo che il PvP si può fare a tutti i livelli. Esatto. Dal 55, diciamo, in poi è possibile farlo. Sì, sì. Potremmo rimanere magari a questo livello e potenziare le varie item che abbiamo già, magari da PvP, tipo questi senza anima che ho io. C'ho gli orecchini con granati che hanno già i 10 mezzi, magari mettergli le difese, eccetera. E quindi farli questi qua da PvP su Italia, PC da PvP. Con quindi questi 750 DR che ci saranno dati ogni mese a testa per gestire, magari girare bonus, shoppare qualcosa, eccetera. Oppure di trasferire questo bonus da Italia
di nuovo a Tyrgo per aumentare la quantità di DR presenti su quel server là, per investirli in un equip che sfondi tutto da PVM. Come abbiamo i PG diciamo ben formati e il server diciamo che è molto più prestante, dobbiamo dirlo, di rispetto a questo qua, l'idea era di spendere i DR che ci danno là tutti per massimizzare l'exp su quel server là e raggiungere livelli che qua non siamo riusciti a raggiungere. Questo era un sì. Video. Cioè, PvP su Italia o Super PVM su Tiger. Papone! Ragazzi, salutiamo il mitico Papa Wojtyla e anche di Big Boss. Che Big Boss! Sono ciao, comunque Big rimasti Boss. Nella nostra gilda, nonostante tutto. Ah, che grandi, che conto. Veramente incredibile. Quindi, raga, lo diciamo anche al mitico Papone, al mitico Big Boss. Secondo me, raga, ci conviene fare questa idea che abbiamo adesso del PvP su Italia oppure no? Cioè, quanto ne vale la pena farlo? Esatto. Io, cioè, a me tornare su Italia mi dà sempre quella sensazione di sto a casa, anche perché parliamoci chiaro, Castello Dovirli Blu è totalmente una cosa. Vedi già la piazza qua, guarda come pullula, nonostante c'è una coppa italiana che riesce a venire quando sto solo con la testa. Siamo entrati i nostri cari e affezionati compagni di gioco, Bulma, ci di sono viaggio, sì. Probabilmente a livello di bot siamo messi male, Bulma. A livello di mercato, chi lo sa, però bisognerebbe vedere e valutare diverse cose. Esatto, noi a livello di equipaggiamento basket in realtà qua siamo guaiati. No, secondo siamo me tutto sommato non è malissimo. Anche perché uno degli ultimi video che abbiamo fatto basket è stato quello di aver ottenuto da un ragazzo che ringraziamo ancora degli item super potenti. Cioè, c'ho questo copricapo del drago che è un animale, killato pure che è una bestia. Cioè, capi, sono tutti quanti overpower queste cose che ci hanno dato. Sì. E non abbiamo ancora sfruttato, cioè ancora dobbiamo usare queste cose che ci hanno dato basket. Intanto però direi, per far vedere anche qualcosa ai ragazzi, siccome comunque stiamo qua su Italia, abbiamo un po' parlato di quello che vorremmo fare, le nostre idee, aspettando un vostro commento per sapere cosa ne pensate riguardo le nostre idee che abbiamo per l'Italia. Giriamo qualcosa a volo, così. Ah, vogliamo girare qualcosa a volo. Che sono il chinagina. E vai, Gul, vai. Se vuoi. Vai, ce l'hai. Vai che si gira. Io vorrei prima un Razzador, però. Ah, basta, apriamo un attimo un Razzador. Acciaio nero. Perché la legge di Metin di solito dice che dopo tot tempo le cose ti vanno bene, Gul. Quindi vediamo. Questo potrebbe essere interessante. Vedi? Interessante. Vabbè, l'esperienza è buona. Che spettacolo. Che spettacolo. Lo stanno in gioco a 30 anni. Va bene, Paschi. Allora, a questo punto io procederei con girare questi orecchini con smeraldi. Secondo me col gira B non ha senso girarli. Ah, non è vero. Tutto ha senso. Allora, Paschi. 3 resistenza al veleno. 6 orchi. 6 spada. 10 diavolo una volta. E 2 e 4 resistenza sanguinaria. Non male, non diciamo che sono usciti... Ovviamente è peggio rispetto a prima, perché era difficile fare meglio. Ovviamente. Cioè, era difficile fare ancora più peggio di quello. Però c'hanno comunque 10 diavoli dalla roba. Non male. Fatto questo, mi apro un attimo un altro razzo. Le Pasqua ce l'abbiamo qua apposta. Ed è con rubino, corazza della magia e pozione rossa. Una sola. Cioè, proprio essere mai. Che io non. A parte, vabbè, che il mio razzo non mi è mai dato niente di che. Ma è possibile che torna a giocare su Italia dopo quanti giorni? 7. Almeno 7. Mesi, sì. Che non gioco, che mi dà pozione rossa. Miseria, mannaggia, poi dicevo che io Coppa Italia, capito? E Paschi, io ci do un'altra botta a questo punto, io l'orecchino all'ultimo. Devo mandare ancora. Do un'ultima botta o mi tengo così e facciamo su altro no, giro? No, vai, vai. Anche se a sto punto tenessi scarpetta, fare come. Gli orecchini me li tengo, che se amici. Sono 5 critici che non sono male, Expo, però vediamo un po'. 3 critici, boom. Peggio di prima, erano 5. 5 rallentamento, 2 velocità d'attacco, 6 freccia, 20 MPO. Oh, 2 velocità d'attacco, non è male. E chiamo, sempre peggio, sempre peggio. Incredibile. Un grado a bot, vai. 6 schivare, 6 cadere gli altri. 6 diavolo. 1000 HP, culo. Che prima non aveva. 3 critici e 10 artigli. Però io direi male. Di tenerli anche così, perché prima avevano solo 5 critici, che erano meglio 3, però non avevano. Poi Paschi, l'ultima cosa che mi era rimasta da fare, in realtà prima di procedere, era lampare questi zodiaco. Purtroppo non posso farli in questo video, perché non ho né il materiale da up né le pietre magiche. Ma in un cazzo. Ho provato a farli già 3 volte e li ho falliti tutte e 3 le volte. Ma un paio di questi sono anche in video. E l'obiettivo di questo server, per me, oltre farmi da PvP eccetera, è fare se ci faccio il matizzativo più no. Ci sarà occasione, Bulma. Se non l'avete visto, ragazzi, vi consiglio di andare a vedere il video in cui li uppo più 8.
perché è stato il video in cui ho perso il controllo. Uno perde il controllo. Ma si poteva dire che uno perde il controllo. È stato il video in cui ho perso il controllo per la prima volta, sinceramente, nella mia carriera di droppatore. Veramente nella carriera di droppatore da sempre. E sono stato piuttosto soddisfatto, sì, di come tutta la cosa. Però sono rimasti per ora più 8. Sì. Perché non ho il cash, money cash. Diciamo che non so i prezzi attuali della pietra magica. E chi lo sa. Quindi eventualmente non saprei se potessi comprare una pietra magica più in materiale da gruppo. Sì. Però basta, potrei farmi qualche giro sui dati, vedere quanto costa, prendere il materiale e fare anche un pad in un video. Quello sicuramente. Tranquillamente. C'ho tipo 10 won da parte. Buono. Però c'ho circa una decina di won e penso di riuscire a poter... Cioè penso di riuscire a comprare pietra magica e almeno il materiale da hoop, che comunque comprende pietra lunare, pesante. Esatto. E i forzieri dello zodiaco, fanetti dello zodiaco 200. Però basta, è un obiettivo che ho e devi realizzarlo. Non quanto prima. Vai Gullo. Quindi basta, mi sono rimasti altri due bauli. Uno gentilmente offerto dal signor Nero e l'altro che mi trovo addosso, sinceramente. Vai, se c'ho anche io Ulmo. Però Razador, cintura buona in tessuto. Buona questa qua. Scudo dei tre re. Questa pure è buona. E cazzo di niente. Non ma male però, eh. Su 9 aperture, Paolo, mi devi dire, su 9 aperture. Che ci ho fatti male? Sono poche, Ulmo, 9 aperture. Sembra almeno 13. Cioè, che ci ho fatti male per mandare una cosa, un trattamento del genere? Non lo so, Guglielmo, non lo so. Cosa? Non lo so ci male. Cosa? Però, Paschi, diciamo che queste cose qua comunque sono tutte... Sì. Ma uno importante è l'ultimo. Vai. Quello di Neos. Eroe elementare! La scatola cuccia. Vai, la prensione a te, Ulmo. Se esce il porchi che fa. Torniamo su Italia. Ok, vai. 3. 2. Ma se esce a me o a te o a entrambi. Se esce a entrambi, torniamo a fare. Sì, per forza. Se esce a entrambi. Teste ristrette. A me, ragazzi, di niente. Che fattore. Questa roba mi fa venire le vesciche. Allora, Pasqua, la mia situazione da PvP in questo momento. Scusami, Alex. La situazione mia in questo momento, Pasqua, è che ho da PvP sostanzialmente i senza anima. E basta. Che sono 5 trafficenti e 10 mezzi. Ok. Cioè, doppi mezzi, ovviamente. Poi, l'altro pezzo che ho che in qualche modo è riconducibile a essere da PvP sono gli arricchini con granate, che hanno 10 mezzi. Ok. Poi, lo scudo. E la via mezzo, 12 destrezza, 10 blocco. Scusa, invece ha 15 blocco. Quindi. Ma è 12 destrezza, 10 blocco. Però solo quello, non fa niente. È buono lo stesso. Solo quello, hai 15 blocchi alto livello. Poi l'armatura, in realtà ci servirebbe con le difese. Io ho questa che è full PVM. Le altre, manco a dirle, fanno schifo. L'unica forse che sta cagata in... In teoria, Paschi, te l'ho detto, io ho gli orecchini e l'arma. Tutto il resto dovrebbe essere da fare. L'unica cosa, Pasqua, che sto pensando, effettivamente, è... Noi non abbiamo mai fatto un PG da PvP seriamente, ma mai nella vita. Secondo me deve essere una... E è anche più complicato. Quello che dovremmo fare, Gulme, è anche l'alchimia, purtroppo. Ah, ovviamente sì, anche l'alchimia che sta ovviamente è una mitica final per me. Però è comunque paga. Però come devi fare i soldi per fare l'alchimia? Impossibile. È complicato. Per quello è un po' complicato. Al massimo da PvP mi viene da pensare al Zaffiro, che è da PvP. È l'unico pezzo che potrebbe essere in qualche modo riconducibile alla fica. Quindi ragazzi, questo video diciamo era abbastanza introduttivo, non andremo a fare niente di tutto ciò, cioè nel senso l'intenzione c'è, però vogliamo, come siete voi che guardate i nostri video, i nostri contenuti, anche se noi la soddisfazione di essere POWA in PvP su Italia ce l'abbiamo, possiamo sfruttare questi 500 DR, diciamo, mensili del signor Metin per portare questo tipo di contenuto, quindi partire praticamente quasi da zero, Ulma, a creare un equipaggiamento da PvP. Sì, veramente praticamente da zero. Oppure questi 500 DR dal mese prossimo li facciamo di nuovo riversare su Tiger Ghost e continuiamo la nostra avventura lì come stiamo facendo. Cerchiamo comunque di portare entrambe le cose, non è che lasciamo qua e portiamo là o... Lasciamo là e portiamo tutto contenuto qua. Anche perché il PvP, siccome non dobbiamo expare, dobbiamo solo cercare il modo, trovare il modo di fare soldi. Anche se abbiamo i DR che ci aiutano, e potremmo sfruttare anche quelli. Questo sì. Sia magari per crearci l'equipaggiamento, e sia per perché no, fare dei soldi attraverso i DR. Quindi questa è la nostra idea e spero che vi può piacere, ragazzi. Però voglio sentire il vostro calore, il vostro, la vostra nei commenti, nel box dei commenti, un unboxing dei commenti qui sotto. E niente, per questo video è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo nel prossimo.
e Gulmo vi saluta con un bacio. Ciao ragazzi, buona Ciao ragazzi e grazie per aver visto il video. Ciao, ciao Xbox. Ciao.